Sono quasi 1200 le persone che prenderanno parte domenica 8 maggio a una delle corse più suggestive del panorama europeo, sia per i luoghi sia per la tipologia di percorso. La Colle Marathon però è nota anche per un'altra caratteristica, è una delle maratone con la percentuale più alta di runner che raggiungono il traguardo. Dalla collina al mare, da Barchi a Marina di Cesare a Fano, la corsa, nata nel 2003, passa per i borghi di Mondavi, Orciano, San Giorgio, Piagge, Cerasa e San Costanzo. Da settimane sono al lavoro gli oltre 500 volontari e una decina di gruppi podistici delle province di Pesaro e Ancona. E mentre gli atleti dalle ore 9 si godranno le colline, dal porto turistico di Fano prenderà il via per il secondo anno Fano for Fun, una passeggiata sportivo-culturale per le vie del centro storico, ideata e pensata per far conoscere ed apprezzare al pubblico le bellezze della città. È una passeggiata culturale nel nostro centro storico, in cui i monumenti dove ci sono già dei QR code, cioè dei piccoli codici che si leggono col cellulare, curati dalla scuola ETC Battisti, che ringrazio. E oggi erano presenti anche altre scuole, perché la Colle Marathon è un grande evento e sta coinvolgendo tantissimo i giovani, come giusto che sia, perché questo è un evento di tutta la città. Novità 2016, la vicinanza di Azur Marche, che ha sposato l'idea del benessere per la mente e per il corpo. Durante la passeggiata per Fano faremo una breve storia dei monumenti fanesi che andremo a visitare, e l'Azur invece spiegherà in maniera precisa quelli che sono i benefici del camminare. Noi saremo presenti proprio per fornire delle pillole sul sano movimento. La nostra provincia è abbastanza attiva, però ancora non in maniera sufficiente. Purtroppo le persone pensano di svolgere un'attività fisica giusta, sufficiente, ma in realtà i dati statistici ci dicono che non è così. Quindi dobbiamo fare di più. Quanta attività fisica fare, come farla, a seconda poi delle tipologie delle persone, lo vedremo proprio durante questa iniziativa.